secondo residente su 10 è straniero, oltre la metà sono donne, dice l'annuale rapporto della Caritas, senza di loro i costi della sanità sarebbero il doppio. Da Torino, dal telegiornale del Piemonte. Dunque avete sentito dai titoli, in Piemonte ormai un cittadino su 10 dei residenti è straniero. A Torino la percentuale sale addirittura al 14%. Sono i dati del 20° rapporto sull'immigrazione presentato dalla Caritas. Sentiamo Michele Ruggero. È una situazione che va verso l'integrazione, perché la regione non sta più soffrendo questo problema, cioè ormai i piccoli paesi hanno una presenza maggiore. L'integrazione di cui si parla è quella degli stranieri, degli immigranti in Piemonte, sono quasi 400.000, su un totale di 5 milioni nel paese. I dati sono stati presentati stamane a Torino dalla Caritas Migrantes all'interno del suo annuale dossier statistico. Nella nostra regione le comunità maggiormente rappresentate sono la romena, il 30%, seguita dall'albanese, nordafricana e cinese. Insomma, un trend in crescita che prospetta una società nuova destinata anche ad un riequilibrio nel mondo del lavoro. Sarà un paese colorato, una regione che ha bisogno di queste braccia, sia nell'assistenza che nell'edilizia che nell'agricoltura, e soprattutto ha bisogno di lavoro manuale oggi, e in seguito avrà bisogno di lavoro anche intellettuale. Analisi che portano a differenti considerazioni rispetto all'iniziativa politico-sociale dominante. Sì, un arretramento politico rispetto a questo a livello regionale, con la dirigenza regionale che continua a mettere muri, a creare difficoltà, e poi c'è invece una realtà che va avanti molto tranquilla, senza grandi tensioni, cioè si è lavorato molto alla base nei quartieri difficili, Porta Palazzo e San Salvario, oggi sono due quartieri che stanno dando grandissimi risultati.